Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Oggi facciamo gli auguri a tutti quanti si chiamano Luigi, perché la Chiesa festeggia San Luigi Giovanni Orione, che nacque a Pontecurone nella diocesi di Tortona il 23 giugno del 1872 da una umile famiglia. A 13 anni entrò fra i frati minori di Voghera. Nel 1886 entrò a Torino nell'oratorio diretto da San Giovanni Bosco, che lo ha annoverato tra i suoi prediletti, lasciando i Salesiani nel 1889. Don Orione, come tutti lo conoscono, è stato ordinato nel 1895 sacerdote e ovviamente le sue opere più importanti si devono alla piccola opera della Divina Provvidenza, che è stata approvata dal Vescovo diocesano nel 1903. Per quanto riguarda i contatti con la nostra regione, ha aiutato i superstiti della Marsica colpiti dal terremoto di Avezzano nel 1915, salvando decine e decine di orfani e giovani fanciulle. Nello stesso anno ha fondato la Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità. Al termine della Prima Guerra Mondiale ha cominciato la fase di espansione dell'opera orionina con la fondazione di collegi, colonie agricole, opere caritative e assistenziali sia in Italia che nel mondo, in particolare nel Sud America. Iniziamo la nostra rassegna stampa adesso con le prime pagine dei quotidiani regionali. Andiamo a vedere le prime pagine del Centro, questa è l'edizione di Pescara. Fatture false, indagato Pagliarone, il costruttore accusato di truffa ma fa causa a Sciarra per la City. E poi a centro pagina una notizia curiosa, gli attori in giro per Pescara, Solenghi d'apporto a spasso per Corso Umberto. Poi nelle cronache, aveva 77 anni, addio a De Iorio, fondò psichiatria, non solo ha fondato il reparto di psichiatria dell'ospedale di Pescara nel 1987, ma è stato anche il primario più longevo del Dipartimento di Salute Mentale e ha anche ricoperto l'incarico di presidente della sezione regionale di Società Italiana di Psichiatria. Ha lasciato una traccia indelebile Pierluigi De Iorio, morto a 77 anni, 9 anni dopo essere andato in pensione. In Monte Silvano, scoperti gli ordini dei clienti, droga via WhatsApp, spacciatore arrestato. E poi a Pescara, manifestazione al Circus, 1000 studenti riuniti per parlare di legalità. Nello spazio dedicato alle idee, per Renzi comincia il difficile, l'articolo di Bruno Manfellotto, e poi Mercimonio e Fabbriche dei Santi, la riflessione di Orazio La Rocca. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo firmato da Magda Tirabassi: se evadere per la Nutella non è reato. Una storia a tratti anche divertente che si svolge nella Marsica con una persona fermata dai carabinieri, un 51enne di Avezzano, lo potete leggere, Attilio D'Alessio, che si è giustificato dicendo di essere uscito a comprare un barattolo di Nutella, però D'Alessio non era un uomo libero perché qualche anno fa, leggiamo, fece irruzione all'ASL e, sorpreso da due vigilantes, li aggredì con degli arnesi da scasso e poi scappò. Raggiunto dalla polizia, fu arrestato per il reato di rapina impropria. Andiamo nel taglio alto della prima pagina del Centro, troviamo ovviamente lo sport in primo piano, il calcio di Serie B e il Pescara. C'è il Novara all'Adriatico questo pomeriggio, Pescara sei guarito, oggi sfida con Baroni, Oddo noi ad un bivio. E poi Allegri fa festa, la Juve batte il Sassuolo e Buffon vola verso il record di imbattibilità. Andiamo avanti con la lettura del Centro, passiamo adesso all'edizione di Chieti Lanciano Vasto. La rivolta degli atleti tartassati. Chieti, il Comune chiede oltre 70.000 euro a 9 società di atletica. Questa è l'apertura del giornale teatino. E poi centropagina, Vasto e Lanciano piangono il professionista, muore Fantini, psichiatra che aiutava i tossici,
i tossicodipendenti. Si è spento all'età di 58 anni Ferdinando Fantini, psichiatra, psicoterapeuta e dirigente medico del SERD, il Servizio per le Dipendenze Patologiche di Vasto, colto da malore in Molise, dove si trovava per un convegno e deceduto nella notte in ospedale. Per lui il cordoglio delle due città. Nelle cronache di spalla, la pasticceria solidale regala pizze e dolci a chi non può pagare. Gentile di nome di fatto, la pasticceria di Bucchianico spopola sul web e colleziona 30.000 visualizzazioni grazie alla più solidale delle idee, quella di donare a fine serata pizze, pani e dolci rimasti invenduti ai poveri che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. L'idea è venuta al giovane titolare Nicolas Gentile, che vedete nella fotografia, che invita a fare come lui per aiutare chi ha bisogno. In Lanciano la vendita ad Atessa, farmacia comunale all'asta per 1 milione, poi rubano camion e carico, banda delle scarpe, ladri in azione a Ripa. Andiamo sotto la testata, nel taglio altro, ancora la Serie B, Lanciano a caccia di conferme, la Virtus cerca punti nella bolgia di Salerno, Aquilanti al rientro. Andiamo avanti ancora con la prima pagina dell'edizione di Teramo, sempre restando al centro. Pugnalato a morte dalla sua amante, l'omicidio di un idraulico teramano a Roma, arrestata la donna, quindi cronaca in apertura della pagina di Teramo. E poi ancora cronaca, blitz dei carabinieri a Sant'Egidio, massaggi a luci rosse, chiuso il centro estetico dei cinesi, da poco aperto, si offrivano anche prestazioni sessuali a pagamento, se richieste, con questa accusa, ma anche perché l'attività sarebbe stata priva di autorizzazioni, i carabinieri l'hanno chiusa. Di spalla nelle cronache, delitto per rapina, oggi a Caracas l'addio all'ingegnere ucciso, si svolgeranno oggi i funerali di Maurizio Alberto Celli Ursi, il 54enne ingegnere meccanico originario di Penna Sant'Andrea, che martedì vicino alla capitale venezuelana è stato freddato a colpi di pistola da due malviventi che volevano rapinargli l'auto. Il padre ne ricorda la storia e dice: "Vorrei che la salma tornasse qui, ma devono decidere moglie e figli". In Teramo, i clienti della banda albanese indebitati fino al collo per comprare la coca. In Silvi, stop del sindaco, matrimoni in spiaggia a Silvi, non si può. Andiamo sotto la testata per vedere ancora una volta lo sport, però si parla di Lega Pro, c'è la Carrarese contro il Teramo che vuole riassaporare il gusto della vittoria. Andiamo a vedere l'ultima delle quattro pagine provinciali del centro, quella delle edizioni di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. Rimborsi per finti danni, tre nei guai. L'Aquila, sequestri per 600.000 euro, indagati imprenditori e un tecnico. E poi di spalla nelle cronache, fenomeno in aumento, boom di slot machine, una ogni 83 abitanti. Per la prima volta l'Aquila chiederà aiuto al SERT per la dipendenza dal gioco d'azzardo. Vi sono persone di quasi 70 anni, vite di pensionati rimaste impigliate nelle maglie implacabili delle scommesse. Al mattino, la prima tappa diventa il bar vicino, dove le sirene delle slot machine sprigionano la loro malia e trascinano gli anziani scommettitori verso l'abisso. In Sulmona è caduta dal terzo piano, vola dal balcone grave una 17enne. In L'Aquila, per i cibi avanzati, i ristoranti, arriva il sacchetto antispreco. Poi a centropagina la storia di Claudia, perdona il giovane che ha ucciso il marito carabiniere. Claudia Francardi, moglie del carabiniere Antonio Santarelli, ferito a morte nell'aprile del 2011 a Pitigliano, in provincia di Grosseto, mentre con un collega era in servizio, e poi deceduto dopo un anno di coma irreversibile, ha parlato di perdono nella chiesa di Santa Rita. Andiamo a vedere nel taglio alto, Valle Peligna, discarica abusiva nel sito destinato a 100 profughi, scoperta ieri dalle forze dell'ordine. Poi Celano, insegnante colpita da malore, è grave. Andiamo adesso su un'altra testata, quella del Messaggero, per andare a vedere insieme la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Allora andiamo a recuperare rapidamente la prima pagina del Messaggero Abruzzo e vedremo il titolo di apertura scelto
dal giornale. Teramano ucciso a Ladispoli, in manette una donna albanese per il delitto di Corrado Valentini, 59 anni, idraulico. Sono stata io, l'ho fatto per amore, la confessione dopo indagini lampo dei carabinieri. Sempre per quanto riguarda la cronaca, Montesilvano spaccia per fare la bella vita, operaio in manette, cocaina e hashish per una ristretta clientela di professionisti e padri di famiglia. Per 10 anni un operaio di Montesilvano si è pagato così la bella vita fino all'arresto da parte della polizia. Andiamo a centropagina. Febbre suina, donna morta grave in ospedale, la sorella. Il virus che qualche anno fa seminò il terrore torna a colpire a Sulmona. E poi, ancora per quanto riguarda la cronaca, truffe post-sisma, 3 società nei guai. Tra i danni del terremoto avevano contabilizzato anche PC bruciati da forti scariche di elettricità, nei guai 3 società. Poi la Serie B in campo, dunque lo sport con il calcio in primo piano, il Pescara prova a ripartire. Arriva il Novara e Mister Oddo chiede al Pescara un po' di furbizia per ripartire. Il Lanciano invece atteso dalla difficile trasferta di Salerno. Di spalla sentenze in 1.000 giorni, una zavorra per le imprese. Ieri si è svolto un importante convegno a Teramo organizzato da Confindustria Abruzzo. Ballone, Federica Chiavaroli e Lennini si sono confrontati a Teramo sui tempi della giustizia che costituiscono un freno allo sviluppo delle imprese. Nel taglio basso, centrodestra e primarie, sfide a Lanciano e Vasto. Tre candidati a Lanciano, l'ex sindaco Nicola Fosco, Maria Grazia Piccinini ed Enrico D'Amico. Addirittura 4 a Vasto, Desiati, Gian Giacomo Ronzitti, Tagliente e Zoccaro. Domani è il gran giorno delle primarie del centrodestra per la scelta dei candidati a sindaco dei due centri del Chietino. L'obiettivo comune dei contendenti è mandare a casa le amministrazioni uscenti e riprendersi i due comuni. Andiamo nel taglio alto, sotto la testata, il giorno e la notte, Anna Di Risio, una pescarese balla con le stelle di Milly Carlucci, e poi l'ospite, premio Penne e Università, il tour abruzzese di Giannini, e ancora un mare di problemi, balneatori a rischio Bolkestein, inquinamento tutti in piazza. Infatti questo pomeriggio a partire dalle 15 ci sarà la manifestazione per fiumi e mari puliti organizzata dalle associazioni ambientaliste che si snoderà per il centro di Pescara. Andiamo avanti ancora con le prime pagine regionali, adesso passiamo a vedere insieme la prima pagina della città quotidiano della provincia di Teramo. Ovviamente il titolo di apertura riguarda la cronaca: idraulico ucciso dall'amante, risolto il delitto del litorale di Roma, Montoriese assassinato da un albanese che poi confessa tutto. E poi ancora per la cronaca, ingegnere di Penna ucciso per rapina lungo l'autostrada, Venezuela violento, terza vittima abruzzese in un mese. Andiamo a vedere di spalla, caso di Sabili, il comune non ha fatto nulla per quanto riguarda Teramo. E poi lavori sul corso, l'assessore si rimangia il ristoro ai negozi. E ancora lavori a Tossicia, mercoledì mezza provincia senza acqua. A centropagina la fotonotizia, registro pasticciato, Giulianova il TAR blocca i lavori e condanna comune e privato. E poi a Nereto, 5 indagati alla casa di riposo, ospite di 84 anni muore dopo una caduta. A Pineto, via libera ai matrimoni in spiaggia. E poi per il calcio di Lega Pro, la Carrarese prova a dare l'assalto al Fortino del Teramo. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale andando a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Effetto Draghi, volano le borse, mercati, rialzo dei titoli bancari dopo il piano BCC, Wall Street corre, cresce l'insofferenza tedesca, Milano migliore in Europa, più 4,8%, industria produzione ai massimi dal 2011. Poi vediamo la fotonotizia America Latina, la campagna virale per Marina e Maria in viaggio da sole uccise e noi diciamo hashtag viajo sola. E poi nel taglio alto un partito a sinistra, il caso agita il PD, a Roma spunta la candidatura a Meloni per quanto riguarda il centrodestra, scontro, critiche e consensi a D'Alema.
Renzi lavora alla scissione, ma non mi fa paura per quanto riguarda le beghe all'interno del centrosinistra. Andiamo avanti con la Repubblica. Bonus in busta paga a chi produce di più. BCE, volano le borse. Piano per detassare le aziende. Vantaggi fino a 700 euro. Agevolazioni per le spese di asili, babysitter e badanti. Dunque, queste le principali novità allo studio. E poi Londra, da Brexit alle accuse a William. Addio all'effetto Diana. I reali tornano sotto tiro. Con una foto dei reali ereditari. E poi andiamo nel taglio basso, quei padri nell'orrore di Roma, in TV e sui social per raccontare lo shock dei figli assassini per quanto riguarda il delitto di Roma, sul quale si sta ancora indagando e del quale si devono capire ancora molti particolari. Andiamo avanti con la stampa. Renzi a D'Alema, i conti li faremo al congresso del Partito Democratico. Il Colle è preoccupato dal rischio populismi, risposta all'attacco della minoranza e a destra Forza Italia e Lega sono più lontani. Questo è il riassunto della politica interna che fa la stampa. E poi a centropagina, domani Francesco festeggia il compleanno del pontificato, 3 anni che hanno cambiato la Chiesa. A centropagina, Telecom e Generali, francesi più forti, effetto Draghi in borsa, Milano più 4,8% per quanto riguarda l'economia. Il Sole 24 Ore, restando proprio all'economia, effetto BCE, volano le borse. I listini reagiscono con un giorno di ritardo alle mosse di Francoforte, a Piazza Affari balzo del 4,8% con i titoli bancari, tutto esaurito all'asta dei BTP, titoli triennali assegnati con tassi negativi. Poi per quanto riguarda le banche, 320 miliardi a tasso zero dalle nuove aste della BCE, in arrivo maxi liquidità per gli istituti di credito italiani. Andiamo avanti, andiamo sul Messaggero. La cura Draghi accende le borse, l'azzeramento dei tassi convince i mercati, Milano più 4,8%, bene l'Europa, corre Wall Street, esaurita l'asta dei BTP, cresce l'insofferenza a Berlino, mutui e risparmio, ecco cosa cambia. Dunque questo è il riassunto che fa il Messaggero di quanto sta accadendo nell'economia italiana ed europea. Caos PD poi dopo le primarie, lo strappo di D'Alema, stop a sinistra, Brai non corre a Roma, no alle divisioni. E ancora per quanto riguarda la politica, Gazebari è nella capitale, Bertolaso se votano in pochi mi ritiro, il no di Salvini riapre l'ipotesi della candidatura di Giorgia Meloni. E poi il delitto di Roma, uno scampato, io salvo perché non ho bevuto nella casa dell'orrore, altri quattro hanno rischiato l'autopsia. Luca Varani ucciso da 30 colpi. Nella foto vedete Marco Prato, uno degli assassini. E poi tangenti ANAS, una nuova retata alla pista politica. Sono 19 gli arresti. Indagato un deputato di Forza Italia. La Dama Nera collabora. Questo il sistema. Andiamo sul giornale. Follie europee, ci tassano risotto e basilico, Bruxelles ci obbliga ad alzare l'IVA su alcuni cibi per abbassare quella sul gioco d'azzardo. Effetto Draghi intanto, come risparmiare su mutui e prestiti. Andiamo avanti su Libero. Dopo la bomba di Draghi, come evitare trappole in banca? Molti istituti inseriscono nei contratti di mutuo una clausola che blocca il tasso variabile sopra una certa soglia. Il trucco aggiunto anche ai finanziamenti già stipulati, intanto le borse volano. E poi consigli per fare affari con bond di energia, TLC e auto e in Cina. Andiamo adesso sul Tempo, il quotidiano romano, scampato a quei mostri mi volevano ammazzare, parla Alex, il ragazzo passato dalla casa dove è stato ucciso Varani, era lì 24 ore prima dell'omicidio di Luca, sono salvo per miracolo, racconta. A centropagina la foto di Guido Bertolaso, Gazzebari, si vota oggi e domani, il candidato si sfoga al Tempo, Bertolaso ticket con la Meloni, piuttosto vado in Grecia.
E ancora l'ex coordinatore campano del PDL Nicola Cosentino, 900 giorni in galera da innocente. L'ex sottosegretario del governo Berlusconi ed ex coordinatore campano del PDL di condanne non ne ha nessuna, le inchieste che lo tengono dietro le sbarre sono quattro. Andiamo sul Mattino di Napoli, donna morta, 5 indagati, i medici del San Paolo che hanno fatto la prognosi accusati di omicidio colposo, l'inchiesta della Procura di Napoli anche sulle 118 e sulle 9 sale operatorie che hanno detto no all'intervento di questa donna di 42 anni, Francesca Napoletano, che aveva un problema di cuore e non è stata curata in tempo. E poi a centropagina, tassi a zero ma prestiti al 12%, il focus del giornale, quinto dello stipendio e imprese, i veri costi. Andiamo su Avvenire adesso, si cambia pagina, inferno Sud Sudan, il fatto, le Nazioni Unite accusano il governo, i civili presi di mira, in molti casi arsi vivi o soffocati, abusi commessi anche dall'opposizione, dall'ONU, la denuncia delle atrocità nel conflitto, uccisioni di massa e donne come ricompensa e poi domani l'anniversario dei 3 anni di pontificato di Papa Francesco. Andiamo sull'Unità e la nuova Europa, bellezza, i tedeschi a lungo padroni dell'Unione Europea sotto austerity, ora fanno le vittime, attaccano la BCE e ancora Italia-Germania, i vantaggi per le famiglie, le imprese, le banche con i tassi a zero. E a centropagina Obama celebra il tesoro americano di Charlie Brown e i suoi amici. Andiamo adesso sul Fatto Quotidiano, la TV della Nazione, Rai, Mediaset e De Benedetti, la spartizione da 300 milioni, la pubblicità esce da Viale Mazzini e va alla concorrenza. A centropagina, botte in casa, D'Alema anti-Renzi scatena la guerra civile all'interno del partito. Apriamo la pagina dedicata allo sport nazionale prima di passare al meteo. Andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport, Buffon, le mani sulla storia, Gigi supera Zoff, Dybala fa Messi, la Juve vola a più 6. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport, la Juve piega il Sassuolo e Gigi supera il mitico Zoff, leggenda Buffon, un capolavoro di Dybala, lancia i bianconeri a più 6. Il portiere ha soli 3 minuti dal record di imbattibilità detenuto da Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan. Nel taglio alto, Mancini, io resto, l'Inter mi dà grandi stimoli, alle 20:45 sfida con il Bologna e Mihailovic. Io non so invece se resto sulla panchina, Sinisa, incontro con Berlusconi, il futuro al Milan è un enigma. E poi a tu per tu. Di Walter Veltroni, Ranieri, Leicester, sogno nato all'oratorio, il miracolo che sta compiendo Claudio Ranieri con il Leicester in testa alla Premier League inglese. Poi domani la sfida a Palermo per tornare subito in scia, Insigne carica e il Napoli non molla. Andiamo su Tutto Sport, Formidabile, questo è il gioco di parole usato da Tutto Sport per il talento della Juventus, gol capolavoro, battuto il Sassuolo, la Juve vola a più 6. A centropagina Berlusconi, la mano stretta non basta a Mihailovic, il tecnico rossonero incontra il presidente ma lascia Milanello perplesso, io confermato, non lo so. Per il motomondiale, questa Ducati è da mondiale, abbiamo inventato le alette aerodinamiche, ora tutti ci copiano, Stoner sono contento dei nostri due piloti, parla il team principal della IGNA. E adesso, come annunciato, passiamo al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Il tempo nel weekend a te. Alfredo, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, la nostra penisola continua ad essere interessata da una figura depressionaria, attualmente posizionata sulla Sicilia, che sulla nostra regione favorisce l'arrivo di un richiamo di masse d'aria fredda dai vicini Balcani che ovviamente producono annullamenti, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, dove nelle prossime ore il cielo sarà nuvoloso, ci sarà spazio a degli addensamenti consistenti, in particolar modo sulle zone montuose, sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibilità di precipitazioni che
risulteranno nevose al di sopra dei 1000-1200 metri. Ci saranno anche delle schiarite in mattinata e nel primo pomeriggio lungo la fascia costiera, ma nel corso della serata e nottata e nella giornata di domenica lo spostamento verso Levante di questa figura depressionaria favorirà l'arrivo di nuovi impulsi di aria fredda dai vicini Balcani. Di conseguenza è lecito attendersi un nuovo, diciamo, peggioramento rispetto a quello che al tempo attuale, con possibilità di precipitazioni però stavolta più frequenti, più probabili, sempre sulle zone montuose, nel Chietino, insomma sulla fascia meridionale della nostra regione, anche se non si esclude qualche episodio di qualche rovescio localmente a carattere temporalesco un po' su tutto il settore orientale della nostra regione. Ci saranno venti nordorientali in intensificazione con moto ondoso in aumento e temperature in graduale diminuzione. Domani cadrà la neve intorno ai 1000 metri, soprattutto sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico. Poi anche nei primi giorni della prossima settimana continueremo ad essere interessati da masse d'aria fredda provenienti dai vicini Balcani ed è attesa una progressiva diminuzione delle temperature, soprattutto tra martedì e mercoledì, e quindi ci saranno ancora degli annuvolamenti e possibilità di precipitazioni e con dei rovesci nevosi che probabilmente scenderanno anche al di sotto dei 1000 metri, Alfredo. È un tempo classico quello che stiamo vivendo in questi giorni per marzo, è così più o meno, insomma, marzo si sa che è abbastanza piovoso e sta rispettando il detto popolare perlomeno. Ma sì, diciamo anche a livello di configurazione meteorologica, insomma, assistiamo a una situazione comunque che risulta in linea con il periodo. Anche le temperature sono in linea con le medie stagionali, dopo essere state perennemente al di sopra delle medie nel corso dell'inverno, in questo momento risultano in linea. Nei prossimi giorni è prevista una lieve diminuzione, quindi andranno al di sotto delle medie stagionali per effetto delle correnti orientali che continueranno a raggiungere la nostra penisola, tant'è che alla luce dei dati attuali a nostra disposizione è previsto anche l'arrivo di un nucleo di aria fredda sulle regioni settentrionali tra martedì e giovedì, e questo potrebbe dar luogo a un aumento ulteriore dell'instabilità sulla nostra regione, Alfredo. Grazie allora a Giovanni De Palma per essere stato con noi anche questa mattina. Andiamo a vedere i riferimenti per essere sempre aggiornati sul meteo con la regia di Gianni D'Areo. Il sito di Abruzzo Meteo, eccolo qui, lo vediamo in questo istante. E poi le due pagine Facebook, quella di Abruzzo Meteo, eccola qui, e la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie allora a Giovanni, ovviamente ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Allora, l'abbiamo sentito precedentemente dal nostro esperto Giovanni De Palma, in montagna nevica, e andando sulla pagina del centro, nella pagina Abruzzo appunto, troviamo proprio il turismo con gli alti e bassi di marzo che fanno felici quanti vanno a sciare, soprattutto gli operatori turistici della neve. In montagna si festeggia, si sciera fino a Pasqua, ritorno della neve. Ha cambiato una situazione che sembrava compromessa, impianti aperti ovunque, affluenza turistica, si va verso una stagione record e meno male ovviamente. Vedete anche alcune fotografie delle principali stazioni sciistiche abruzzesi innevate e questa è sicuramente una buona notizia. Sempre per quanto riguarda il turismo, dove si vive meglio, l'America ci sceglie, Santilli siamo la terra ideale. E poi il ministro rivela che il Frecciarossa viaggia con soli 68 passeggeri. Per quanto riguarda il collegamento del Frecciarossa lungo la linea adriatica, sarebbero dunque 68 i passeggeri mediamente sul treno, pari al 35% della capacità. Trenitalia, secondo il ministro Del Rio, ha una perdita di 2,5 milioni di euro. Si attende però la stagione turistica estiva per capire il futuro di questo collegamento, che dovrebbe estendersi anche a Lecce. Attualmente il collegamento parte da Milano e arriva a Bari e viceversa. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso di giustizia. Un manager a capo degli uffici giudiziari contro le cause Lumaca, la proposta del vicepresidente
del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini al convegno organizzato da Confindustria a Teramo. 1210 giorni per una sentenza, tanto bisogna aspettare, tanto le imprese devono aspettare. Il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ha detto: nel nostro paese una sorta di pregiudizio antiimpresa, l'ho respirato e continuo a respirarlo, di certo va cancellata la parola fallito. Agostino Pallone, il presidente di Confindustria Abruzzo: l'ostilità tra imprese e giustizia si traduce in un rallentamento dello sviluppo economico, ormai un'azienda su tre evita il processo. E poi il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha dichiarato: le aziende smettono di investire se assalite da atteggiamenti ostili della pubblica amministrazione o da una iperrubricazione. Andiamo ancora avanti sul centro, cambiamo argomento. In piazza in difesa di Fiumi e Mare, basta sono fogni, associazioni, enti e comitati alla protesta di oggi a Pescara. Scovati altri dati sulla presenza di salmonella, è stato fatto appunto un elenco dei fiumi a maggior rischio. Il corteo partirà questo pomeriggio dal Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara alle ore 15 per poi snodarsi nel centro di Pescara. Andiamo di spalla all'UDC, alla Regione, la Polizia Provinciale si occupi dell'ambiente. E adesso invece ci spostiamo sul Messaggero per restare ancora ai temi che riguardano il mare. Legge e sentenza, l'attesa dei balneatori, attendiamo che anche l'applicazione del Messaggero ricarichi la pagina. Comunque ieri c'è stato un incontro a Pescara presso la CNA dei balneatori, che si sono riuniti per discutere della direttiva Bolkestein e della sua applicazione. Una normativa italiana e ricorso alla Corte di Giustizia, le ultime mosse possibili per fermare la direttiva Bolkestein, come vi dicevo, direttiva che mette all'asta le concessioni, settimane contate per fermare la rivoluzione nel settore. A Pescara, assemblea dei gestori degli stabilimenti con la senatrice del PD Granata, che studia la proroga. Allora andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Paolo Renzetti. Senatrice Granaiola, questo disegno di legge che lei presenterà in Senato prevede una proroga di 30 anni per le concessioni balneari. Qual è l'importanza proprio di questo provvedimento? In questo disegno di legge abbiamo previsto praticamente quello che viene definito un doppio binario, cioè un doppio percorso, un percorso che riguarda le attuali concessioni, per le quali prevediamo un periodo transitorio individuato in 30 anni, che riteniamo essere assolutamente necessario sia per consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati in immobili, in infrastrutture, in attrezzature, sia necessario anche per l'Agenzia del Demanio per poter ridefinire le linee di costa e soprattutto anche per i comuni per definire in maniera anche uniforme su tutto il territorio nazionale i piani di utilizzo degli anelli, i cosiddetti PUA. Se l'esito della sentenza dovesse essere quello che purtroppo ci aspettiamo, cioè un esito negativo, vorrei che fosse chiaro quello che sta per succedere, tutti questi 30.000 imprese si vedranno cancellata l'autorizzazione sulla base della quale operano, perché le concessioni sarebbero scadute a dicembre del 2015 e sarebbe una situazione drammatica, alla soglia di una nuova stagione che invece si annuncia come una stagione molto importante. Quindi qui c'è una colpa gravissima, e va detto, dei governi, perché sono anni che noi andiamo avanti con proroghe senza che si faccia una legge interpretativa seria. Non l'hanno fatto i governi passati, l'hanno fatta governi di altri paesi, la Spagna, il Portogallo. Il problema alla fine l'hanno risolto, perché poi in Europa sono un po' rigidi, ma non sono del tutto illogici, e di fronte a uno Stato che mette in campo una proposta ragionevole si può andare a trattare. Questa è la nostra lotta. Perché l'unico modo per far vivere queste aziende è far ripartire gli investimenti e aumentare l'occupazione. Noi riteniamo che l'Italia in Europa debba far sentire autorevolmente la sua voce e salvare queste aziende e questo comparto. In Spagna hanno fatto una proroga, hanno approvato una proroga di 45 anni. Noi riteniamo che questo periodo inoltre serva anche per assodare in sede comunitaria la non inerenza con la direttiva, della direttiva servizi con gli stabilimenti balneari e con il comparto turistico costiero italiano. Noi non abbiamo nulla a che vedere con la Bolkestein.
Andiamo avanti sulla pagina di Pescara adesso del centro. Fatture false, Pagliarone indagato, ma fa causa Sciarra per la City. Due inchieste sulla nuova sede della regione. Il titolare della IMAR accusato di truffa nei confronti di una banca per 6 milioni di euro. Via un contenzioso civile per i lavori bloccati. Contestata la risoluzione dell'appalto di via Tiburtina. E poi restando sempre all'argomento la City, la polemica, il Movimento 5 Stelle difende la squadra mobile di Pescara, rispetto per chi indaga. Ricorderete l'attacco del presidente della regione Luciano D'Alfonso all'interno del consiglio regionale, quando si è scagliato contro uno degli investigatori della squadra mobile che si è occupato del caso e dell'inchiesta della City, inchiesta che è condotta dalla procura di Pescara. Andiamo avanti. Addio a Zopito del pastificio De Luca, è morto a 88 anni. Due anni dopo il fratello Virgilio, l'azienda è nata a Picciano e poi è stata trasferita a Chietiscalo. E poi oggi all'Aurum un convegno sulla dislessia, ancora congresso ACLI, domani l'elezione del nuovo consiglio. Scendiamo a centropagina, i Colli in lutto, è morto Robertino Febbo, il cantante folk abruzzese, è morto nel sonno, colpito da un malore, oggi funerali alla Madonna dei Sette Dolori. Ancora investita davanti all'università, autocarro investe una 22enne in Viale Pindaro, la giovane guarirà in un mese. Andiamo avanti, la cronaca di Pescara, ha svaligiato un negozio di ottica, i ladri rubano 400 occhiali, furto nella notte a Salmoraghi e Viganò sulla nazionale Adriatica Nord, il titolare un colpo su commissione, hanno agito anche in due bar vicini. Minacce di pignoramento, la Soget spedisce lettere di sollecito e si scatena il panico per quanto riguarda i contribuenti che hanno ricevuto una lettera in questi giorni con il sollecito per il pagamento di alcune cartelle scadute. Andiamo ancora avanti, i nodi del traffico, sempre restando alle cronache di Pescara, due casi in comune in via Fonte Romana, non si parcheggia più, multe tutti i giorni, i residenti denunciano la presenza continua dei vigili urbani, mancano i posti auto, così non possiamo più vivere, dicono. E poi in Viale Margherita una camera a gas perché sono raddoppiate le auto. Cipriani, legale del Comitato dei Residenti, lancia l'allarme, l'inversione del senso di marcia mina la salute dei residenti. Nel taglio basso gli ex precari di Attiva dicono resisteremo, prosegue la battaglia ad oltranza con l'accampamento di fronte a Palazzo di Città a Pescara, nuova polemica tra Sospiri e Alessandrini proprio su questa vicenda. E ancora sul pizzo la tassa cresce per 30 persone, rifiuti più cari per gli artigiani, la CNA annuncia una protesta. Ancora avanti, addio De Iorio, fondatore di psichiatria, aveva 77 anni nell'era Fabbrocino, diede vita al Dipartimento di Salute Mentale, diventato negli anni un punto di riferimento. E poi per la cronaca giudiziaria, Enrico e Veronica faccia a faccia, il giudice interroga i consiglieri, la causa da 250.000 euro per le accuse della Sabatini alla giovane Teodoro, assessore del comune di Pescara. La deposizione, l'assessore spiega in aula i suoi studi davanti al giudice civile, ha riferito solo dei suoi studi universitari, spiegando che frequentava la facoltà di giurisprudenza di Bologna, hanno riferito i suoi legali, e che già da tempo prima delle elezioni era tornata a vivere a Pescara, recandosi in Emilia soltanto per sostenere gli esami universitari. Dunque questa è la posizione di Veronica Teodoro. A Pescara la manifestazione, oltre 1.000 studenti riuniti al Circus per parlare di legalità, ieri l'ultimo appuntamento del progetto per le scuole, al dibattito 18 istituti di Pescara e della provincia. Nel taglio basso, agenti di commercio a voto, insieme per Enasarco, si presenta a Pescara il 19, giornata mondiale del glaucoma, visite oculistiche gratuite oggi in Piazza Salotto, e poi una curiosità, Solenghe da Porto in città, Torri a spasso per Corso Umberto, e vedete la fotografia. Andiamo avanti, viviamo tra topi e degrado, l'Ater ci venda gli alloggi, appello dei residenti alle case Gescal di via Pineta di Roio, realizzate 40 anni fa, curiamo a nostre spese la manutenzione, non ci sono neppure gli ascensori, così questo è il grido d'allarme dei residenti.
Andiamo sulla pagina di Francavilla dell'area metropolitana. Camion da 100.000 euro rubato a Liveco Adria Car San Buceto, furto da professionisti nella concessionaria di Via Aterno e il mezzo portato via ancora da immatricolare, si indaga sulla pista pugliese. A Manopello, doppia trasferta per il volto santo. Dopo le grandi trasferte negli Stati Uniti, in Canada e nelle Filippine, il volto santo affronterà altre due trasferte a chilometro zero, visto che gli spostamenti della sacra icona sono programmati da domani per una settimana a Tocco da Casauria e dopo Pasqua a Turri Valignani. Andiamo a Francavilla adesso, c'è il quarto candidato alle prossime amministrative, Carmine Montebello, avvocato alla guida di una lista civica indipendente. Workshop invece è sempre a Francavilla, politica e comunicazione, il PD si incontra oggi al Mumi. Andiamo alla pagina di Montesilvano, l'affare scoperto, operazione della polizia, droga via WhatsApp, spacciatore preso, la polizia segue le chat sul telefonino di un operaio e stronca un giro di cocaina, le vendite avvenivano da anni in casa. Nella cassaforte della camera da letto erano custoditi 80 grammi di cocaina e un etto di hashish, trovati 6.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Sul cellulare di Aldo Olivieri, che vedete nel tondo qui nella fotografia, i messaggi in codice dei clienti che ordinavano tablet, cavetti e custodie. La polizia li ha incontrati fingendo di essere l'operaio e ha ricostruito l'attività dello spacciatore. Di Spalla, disabile chiuso in casa, l'ascensore sarà riparato dopo la denuncia di carrozzine determinate. Nel taglio basso, ladri d'auto riprese dalle telecamere, a spoltore la sorveglianza dei residenti, filma i volti dei malviventi in azione, il sindaco si appella al prefetto contro questa nuova ondata di furti. Sempre per quanto riguarda Montesilvano, il Pala Congressi è pubblico e ora il comune incassa. La struttura torna all'amministrazione dopo 15 anni. La nuova gestione debutta con il raduno dei tatuatori, che porterà 10.000 euro nelle casse del comune. E poi la polemica nomine all'azienda speciale, Ruggero dà il tapiro al sindaco. E vedete la vignetta simpatica di Ruggero con il tapiro da consegnare al sindaco Maragno. Convegno a spoltore, il diritto di voto femminile a 70 anni, parola alle donne. E poi il progetto a Città Sant'Angelo, i giocatori faranno i prof di fisica, gli atleti dell'Acquesapone insegneranno sport agli alunni. Andiamo adesso sulla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara. Il nuovo manager ASL a Penne, in visita all'ospedale abbandonato, sopralluogo del manager di Pescara Mancini alla struttura del Carmine. Degrado impressionante, recupero difficile, ha detto, ma sul San Massimo lascia ben sperare, nostra intenzione mantenere qui servizi importanti. Poi il caso Brioni, Penne in mille a Roma per l'incontro al Ministero, continua la battaglia dei lavoratori della Brioni, sono 400 a rischiare il posto di lavoro. Penne, hashish nel bagno della scuola, carabinieri al Mario dei Fiori, al Marconi, nella sede staccata il cane Nox scova un grammo di coca. Roccamorice raddoppia la differenziata, mentre San Valentino Marcello messo Soget campione di corsa. Andiamo adesso sul Messaggero, andiamo a vedere la pagina dell'Aquila. Truffa con i fondi del sisma, nei guai tre società aquilane, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 600.000 euro, nel mirino le perizie redatte ad arte per ottenere contributi ed indennizi. La complessa attività investigativa è stata coordinata dalla PM Simonetta Ceccarelli. Poi andiamo a vedere altre notizie. Piano la discarica a cielo aperto, blitz della forestale per quanto riguarda le discariche che minano la qualità dell'ambiente. Poi spaccate nel bar e tabacchi, due arresti. Andiamo avanti. Parcheggi alla rotonda, prima dell'estate partiranno i lavori all'Aquila, dopo le proteste l'area ospiterà 50 posti auto a servizio di tutte le attività commerciali della zona. Entro maggio inoltre si aprirà il cantiere del terzo lotto dell'assetto viario di Viale Corrado IV. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona, febbre suina, muore una donna, grave la sorella, le vittime colpite dalla particolare forma influenzale, non erano vaccinate, avevano le difese immunitarie basse. Secondo il servizio prevenzione non bisogna creare allarmismi, il virus è contagioso ma non esiste pericolo di diffusione. Solo un altro caso registrato in Abruzzo, il decesso si è verificato dopo il trasferimento all'ospedale Umberto I di Roma.
E poi a Prato La Peligna, vedete anche la fotografia, la discarica abusiva conteneva rifiuti tossici, è stata scoperta una discarica con 15.000 metri cubi di materiale stoccato in maniera abusiva nei terreni di Prezza, terreni dove doveva sorgere un centro di accoglienza. Poi Avezzano era ai domiciliari, ha rubato la Nutella, è stato assolto, l'abbiamo letto anche nella prima parte nel Buongiorno Abruzzo. E poi nel taglio basso, al nucleo industriale apre una casa di cura via all'hotel ad Avezzano. A Sulmona, studentessa modello si butta dalla finestra in prognosi riservata al San Salvatore dell'Aquila, salvata dai cavi delle linee telefoniche. Ancora a Sulmona, l'ex sindaco Rapino, centrodestra, ci sono. Andiamo adesso sulla pagina di Chieti. Stadio, ecco la stangata sulle società d'atletica, il comune chiede i canoni non versati negli ultimi 5 anni, per protesta sospesi gli allenamenti, tariffe triplicate rispetto al passato. Pomponi vuole anche il palasport delle Tricalle per organizzare eventi, atteso il sì dell'ente. E poi Sabatino, il GUP accusa reati sessuali premeditati, l'inchiesta, il decreto spiega le motivazioni del rinvio a giudizio. La piscina resta a Teate Servizi, è stato ritirato il ricorso al TAR. E poi la sanità, il sindaco Di Primio salvaguardare i posti letto, il centrodestra chiede alla regione di reintegrare 120 posti letto persi per alcuni spostamenti fatti dagli imprenditori della sanità privata che operano nella ASL di Chieti, posti che sono andati alla ASL di Pescara. Nel taglio basso, ripa, maxi furto al calzaturificio, portate via migliaia di scarpe, altro colpo a San Buceto. Nella pagina di Lancianova Sortona, vasto un pocherissimo di aspiranti, si parla ovviamente di elezioni, centrodestra, ecco i 5 che puntano alla fascia tricolore, scendono in campo Desiati, Ronzitti, Zoccaro, Gian Giacomo e Tagliente. La promessa, i 4 che perderanno sosterranno il vincitore, ma sale il tono di una contesa sinora fin troppo amichevole. Andiamo avanti adesso, andiamo sulla città, quotidiano della provincia di Teramo, per vedere insieme qualche notizia dal teramano. Allora, andiamo a recuperare la città. Partiamo con la cronaca. 2 teramani uccisi, idraulico ucciso dall'amante albanese, risolto il giallo sul litorale di Roma. I carabinieri ipotizzano il movente passionale dietro l'omicidio di un montoriese, la vittima Corrado Valentini. La confessione, la casalinga è stata ripresa dalle indagini del dalle telecamere del parcheggio mentre usciva dal furgone, poi l'ha fiammata. L'arma del delitto, la donna ha sferrato una pugnalata alla gola della vittima con un coltello da cucina, poi fatto ritrovare all'arma. E poi l'omicidio a Caracas, Venezuela violento, l'ingegnere è la terza vittima abruzzese in un mese, trovata l'auto rubata a Maurizio Alberto Celli Ursi, 54enne di Penna Sant'Andrea, ucciso con un colpo alla testa in Venezuela. Andiamo avanti, disabili, il comune non ha fatto un bel niente, accessibilità, servizi, obblighi e incentivi, Teramo resta ferma al 1986, ignorato il protocollo sottoscritto il 3 dicembre, vedete una foto della manifestazione organizzata a Teramo dall'associazione Carrozzine Determinate. Per quanto riguarda la politica, Pomante replica alla provocazione di Dodo in consiglio, chiamato in causa nonostante l'assenza all'ultimo consiglio comunale. Gianluca Pomante replica ironico e tagliente al monologo consigliere del capogruppo di Teramo, soprattutto Alfonso Dodo di Sabatino, che dalla maggioranza ha attaccato il consigliere di minoranza assente. Poi lavori in corso, l'assessore si rimangia il ristoro alla riunione sull'isola pedonale, clamorosa marcia indietro sugli indennizi alle attività danneggiate dai lavori. Via Longo, Brucchi rassicura, il SICET attacca, l'amministrazione annuncia l'imminente inizio dei lavori, per il sindacato il progetto Case Popolari non sta in piedi. Di spalla la gara milionaria, il comune firma la convenzione con l'ANAC per il bando TEAM. Riapre la storica pasticceria, oggi l'inaugurazione della San Marco con il ritorno della fondatrice, poi la scuola, l'ILSA a lezione di Costituzione e l'incontro con il magistrato veneziano. Andiamo ancora avanti, in provincia conclusi i lavori alla condotta di tossicia ad un anno esatto dalla frana che tagliò in 2 la rete idrica teramana, e Ruzzo completa l'intervento da 350.000 euro. Andiamo
Andiamo ancora avanti, inchiesta sulla morte nella casa di riposo a Nereto, 5 indagati per il decesso di un 84enne avvenuto dopo una caduta. E sulla pagina di Giuliano Vamosciano, il TAR blocca il recupero dell'ex registro, il Tribunale annulla tutti i permessi, Comune e Ditta dovranno risarcire 3.000 euro. Andiamo adesso rapidamente allo sport, torniamo dunque sul quotidiano Il Centro per andare a vedere il calcio di Serie B. In primo piano la partita del Pescara, scontro tra terze contro il Novara dell'ex Marco Baroni. Oddo all'attacco, così ma senza rischiare, il tecnico siamo ad un bivio, è fondamentale non perdere. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Massimo Oddo. Vitturini gioca. E poi sceglierò due dei tre, vediamo anche oggi un po' di situazioni, vediamo un attimino. Facciamo una cosa, sicuramente gioca Fornasier. Sarà una partita in cui, visto anche l'avversario che sfrutta determinate caratteristiche, bisognerà stare molto attenti. L'attenzione che il più delle volte c'è sempre stata, in quest'ultimo periodo c'è di meno, e quindi bisognerà stare molto più concentrati, attenti a determinate situazioni. E come ho detto l'altra volta, ovviamente dobbiamo provare a vincere, ma dobbiamo soprattutto non perdere. Questa è una legge di domani. No, io voglio vincere, noi vogliamo vincere. Non ci dobbiamo sbilanciare. So che non c'è mai stato un grande feeling tra lui e l'ambiente, ma se noi andiamo a vedere la storia, lui è certamente un allenatore preparato, è certamente un allenatore molto, molto bravo sul campo, però poi la storia dei calciatori, come la storia degli allenatori, ci racconta che storie di allenatori bravissimi che magari hanno fatto non benissimo in determinati ambienti. Quello che voglio dire è che probabilmente l'anno scorso i miei meriti più grandi sono stati i progressi fatti sotto il profilo mentale, sicuramente non tecnico, ecco, perché non è che puoi fare chissà che, insomma. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, sono sempre stato super disponibile con lui e lui lo è stato con me, quindi non c'è mai stato nessun tipo di problema. È vero che in diverse circostanze durante l'anno è aleggiato il mio nome sulle testate giornalistiche e non solo, quando magari i risultati non erano idilliaci. Penso che sia una cosa che fa parte del calcio, e se una persona è sicura di sé, del suo lavoro, non si fa condizionare da queste cose, anche e soprattutto perché è la normalità. All'anticipo di Serie B giocato ieri, Crotone KO a Brescia, 3-0 è finita la partita, il Cagliari può tornare al comando, scrive Il Centro. Andiamo avanti con la Serie B, lo scontro salvezza alla Rechi di Salerno, il Lanciano con Aquilanti nella bolgia della Rechi, attesi 15.000 spettatori a Salerno, Maragliulo cambia soltanto in difesa, Vastola confermato terzino destro, il successo di Cesena ha rilanciato i Granata che tentano l'aggancio in classifica, Menichini schiera in avanti, Coda e Donnarumma. Andiamo alla Lega Pro, oggi alle 15 al Bonolis, il Teramo con Cecchini per tornare a vincere, i biancorossi chiedono aiuto al Bonolis per spezzare il digiuno, Vivarini, la Carrarese squadra, è la squadra più organizzata del girone B, il tecnico darà fiducia alla coppia Le Noci Forte in attacco, debutta in panchina per il team manager Fabio Gatta, tra i toscani assente l'ex pescarese Dettori. Sempre per la Lega Pro, Pesoli a Sant'Arcangelo, più no che sì, il tecnico aquilano potrebbe schierare Bruno in difesa con Cosentini e Piva, altro scontro salvezza in Lega Pro. Il derby di Montesilvano in Corone Biancazzurri, siamo al calcio a 5 in Serie A. Vittoria in rimonta per i ragazzi di Ricci contro l'Acqua e Sapone. Il primo tempo si chiude con i nerazzurri avanti 2-0. Decide Tosta nel finale. Partita finita 3-4 per il Montesilvano. Andiamo rapidamente anche al kickboxing. Sorride solo Di Giacomo. A Pescara sfuma il sogno di André Nacci di conquistare il titolo europeo. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna. Grazie per essere stati con noi. Mattino 6 torna lunedì alle ore 7. La nostra informazione invece alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie ancora, buona giornata.